Questa chicca. C'era arrivata tempo fa. Le edizioni mediterranee a Roma. Un libro del. Non lo dice. Ma sì. Figurati, 62, a piani di mia nonna sto libro. Il grande rinnovamento della pittura moderna può essere datato da Manet. L'occhio, una mano, diceva egli al suo amico Mallarmé. Queste due parole lo definiscono. L'occhio percepisce, la mano esegue. Manet ha la sensibilità di ricezionare l'apparecchio ricevente e ha la capacità di una straordinaria macchina operatrice. Con lui la pittura si riduce alla sua pura essenza, ma in questa limitata espressione si afferma con forza imperiosa. Solo pittura, ma che pittura? Certo, la pittura può essere imitazione o riproduzione, o anche immaginazione, ma ora essa si impersona in un uomo le cui sensazioni non tendono a comporsi in riproduzione delle cose, né in parafrasi di un avvenimento, né in visioni poetiche, bensì col tramite di un'eccezionale mano di virtuoso in pittura. Iniziò nel clima del realismo, clima rude, cupo, dominato completamente dagli spagnoli e dagli olandesi, e che conveniva a questo uomo povero di fantasia, tutto visualità e affatto visionario. Era questo realismo insolente e il deserto allo studio dove ci si limita agli esercizi accademici per andare come Courbet verso l'aria aperta. Il déjeuner sull'herbe al Salone del Refusé del 1863 installa in aperta campagna alcune donne nude a fianco di signori vestiti e nasce lo scandalo, i borghesi che passano senza batter ciglio davanti al concerto campestre del Giorgione. Gridano che il déjeuner sull'erba offende il pudore collettivo e minaccia la società. In realtà lo scandalo è anche più profondo, poiché il quadro non è un manifesto né morale né sociale, ma il manifesto della pittura stessa. Il pittore Edouard Manet, d'altronde uomo di spirito, che sa vivere, che proviene dall'alta borghesia parigina, ha commesso un misfatto e a partire da lui si approfondisce sempre più il distacco profondo fra la società e quella che si continua oggi a chiamare l'arte moderna, ma che in realtà è semplicemente arte, la pittura. Un manifesto, uno scandalo, sono cose che avvengono in piena luce. Si tratta di una rivelazione, perciò non si darà mai sufficiente importanza al carattere rivoluzionario della pittura all'aria aperta. Ormai il pittore esce dallo studio e va, come dirà poi Cézanne, verso l'ambiente dell'ispirazione. I paesaggisti dalla fine del Settecento, quelli di Barbizon, Courbet e Corot, avevano già iniziato. Natura e luce invadono la tela, il bitume scompare. L'occhio si abitua a nuove tonalità, quelle dei colori chiari. Monet incontra in persona Gilberto Morisot, che diventerà sua cognata, una fatta gentile e preveggente, si libera lui stesso dal fumo che ingrassa i quadri dei musei ed impara a vederci chiaro. Dopo i pittori realisti e gli scrittori naturalisti, gli impressionisti si stringeranno al suo fianco, considerandolo il loro maestro, ma lei non parteciperà mai alle loro manifestazioni. Ma resterà loro compagno di viaggio. D'altronde va ricordato che il patriarca del gruppo impressionista,
Camille Pissarò è nato 2 anni prima di lui. La prima manifestazione dell'impressionismo è l'esposizione che la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculptures et Gravures organizza presso il celebre fotografo Nadar, al primo piano del Boulevard Capucin 35, il 15 aprile 1874. Un quadro di Claude Monet intitolato Impressione, Soleil Levant, scatena una satira dello Charivari. Impressione, ne ero sicuro, mi dicevo anche, poiché sono impressionato, lì dentro ci deve essere qualche impressione. I giovani rivoluzionari accettarono il nominio di impressionisti e sotto questa etichetta affronteranno gli scherni, gli insulti, poiché l'esposizione diventa un successo di larità, campo aperto alla satira dei parigini. Eppure Dio sa, solo Dio solo sa, con quanto fervore se gli artisti avessero analizzato le proprietà dell'elemento nel cui regno la pittura si preparava a penetrare. Il regno della luce, i lavori di Chevreul, che già in altri tempi avevano preoccupato della Croix, rovesciavano per loro tutte le nostre concezioni sul mondo visibile. La luce domina le cose e le trasforma, essa agisce e sono i suoi effetti che ribellano gli aspetti del mondo. Si divide e i suoi colori giocano fra loro secondo leggi che sono loro proprie, per cui tutto si rivela mutevole. La massima di Eraclito è il principio che orienta necessariamente ogni cosa. Il fattore tempo si combina con questi giochi della luce e la sensibilità si compiace agli elementi mobili della natura, aria e d'acqua, insieme alle sottili variazioni dell'ora e della stagione. E qui ci dobbiamo fermare perché siamo già quasi a 8 minuti. Facciamo solo vedere velocemente il libro, com'è. Insomma, molti di loro erano proprio delle mezze seghe, se vogliamo essere sinceri.